Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Prima di andare avanti volevo fare un saluto, saluto quindi Filippo Fontanella, quindi ciao, grazie per vedere i miei video, per esserti iscritto e mi auguro che continuerai a seguirmi, lasciare mi piace, commentare e magari anche condividere perché mi fa veramente piacere, quindi grazie, grazie, grazie. Comunque sia, ritornando a noi, oggi vi posto la decklist di un mazzo che veramente mi sta piacendo troppo, ma troppo nel vero senso della parola, e il mazzo in questione è il gadget aggiornato appunto al Movie Pack, che ha introdotto per l'appunto il Silver Gadget e il Gold Gadget, che hanno dato una marcia in più a questo mazzo. Se cercate un mazzo facile, divertente e bello da giocare, penso che il gadget faccia il caso vostro. E testandolo devo dirvi che mi è risultato molto molto stabile e ho briccato veramente poche volte, ad essere sincero. Quindi, fatte queste premesse, direi di continuare con il video e continuare con la decklist. Abbiamo quindi tre silver gadget. Che cosa fanno? Quando vengono evocati normalmente o specialmente, quindi anche specialmente, possiamo evocare dalla mano un mostro 4, livello 4 macchina. In questo caso, quasi probabilmente i nostri gadget. Inoltre, se questa carta viene distrutta dall'effetto di una carta in battaglia, possiamo evocare dal mazzo un gadget livello 4, quindi abbiamo un'ampia scelta a disposizione. Il Gold Gadget invece ha lo stesso effetto, ovviamente. Solo che mentre per il Silver non potevamo evocare per l'effetto distrutto in battaglia appunto un Silver Gadget, con il Gold non potremo evocare un Gold Gadget. A seguire abbiamo quindi ovviamente due Green Gadget, due Red, due Yellow. Costruendo il mazzo ho pensato, si tratta di uno spam 4, dobbiamo spammare livello 4. Ed è qui che ho pensato di aggiungere gli Star Seraph, più precisamente lo scettro e la sedia, la poltrona, come cacchio vogliamo chiamarlo. Sono delle carte che ho testato veramente poco, ad essere sincero, in altri mazzi, che però penso possano dare il meglio in mazzi del genere, come appunto Spam Rank 4. Possiamo calarli molto più facilmente e dar fastidio, ma molto fastidio, all'avversario. Per finire con i mostri abbiamo semplicemente due Team Goldfish, che hanno alla fine un effetto molto simile al Silver e al Gold Gadget, e due Maxi per Handtrap. Che pronuncia? Per le spells abbiamo ovviamente due Instant Fusion, carta troppo troppo forte con il Nordland, due Twin Tister, Regeki, Soul Charge e Upstart Goblin. Per concludere il main deck abbiamo Tackle of the Haunted, che reputerei must in questo mazzo, veramente troppo grossa. Due Quaking Mirror Force, che non lo so, potete sostituire con quella normale, la Storming, o quella che quando vi picchiano diretto qui non mi ricordo il nome, insomma, fate voi, io ho inserito questa, mi piaceva più questa. Due Solemn Strike, Vanity, Soul Warning, Bottomless e Time Space Trap Hole. Un'altra carta che potreste giocare, secondo me, è il... o il... come si chiama? Il Chaos Trap Hole, ecco. Oppure il... Trap Hole, mi sembra si chiamasse così. Che, insomma, scomba parecchio con Rafflesia, per l'appunto. Dopotutto si tratta di uno spam Rank 4, quindi perché non dovremmo avere una Rafflesia sul campo? Per concludere, con l'extra abbiamo Norden ovviamente, due Gear Giant X, la Trishula Evilswarm, Delteros, Rebellion, 101, 106, Castle, Direwolf, Augusto Emerald, che dovete assolutamente giocare, non può mancare questa carta nell'extra, Dweller, Gaga Cowboy, Rafflesia per l'appunto, e infine un F0. Mi auguro che la decklist vi sia piaciuta, ripeto, un mazzo veramente bello da giocare dal mio punto di vista almeno. E cosa vi devo dire? Probabilmente domani uscirà il secondo video settimanale, uscirà un altro video insomma, in quanto dovrebbe venire la mia ragazza il pomeriggio e non so quanto tempo potrò dedicare al PC appunto, però fate voi.
Inoltre, se volete farmi qualche domanda, scrivete qui sotto nei commenti hashtag FAQ e chiedetemi insomma quello che volete dalla mia vita privata, magari, o qualche parere su Yugi e roba così, insomma. Qualsiasi domanda. E vi risponderò in un video dedicato al FAQ Time. Altro non mi viene in mente e quindi vi chiedo di lasciare un mi piace, un commento, iscrivervi al canale, condividere i miei video e magari fare anche un salto sulla mia pagina Facebook, il cui link è qui sotto in descrizione, per qualsiasi movimento del canale, qualsiasi novità, insomma. Mi fa veramente piacere, quindi continuate a seguirmi, fatemi sapere che ci siete e nulla, arrivederci al prossimo video.